Il ponte sul Mediterraneo. Questa è una metafora che abbiamo scelto perché gioca su una delle più riconoscibili, sicuramente uno dei più riconoscibili tipi di infrastruttura, ma che vuole indicare anche la forma e la funzione, almeno in potenza, del nostro paese, data la sua posizione geostrategica. Come immagino saprete, è una penisola che si proietta al centro del Mediterraneo. Lo divide in due, il nostro paese si affaccia su entrambe le sponde, in qualche modo, del Mediterraneo, a ovest e a est. L'Italia possiede l'isola maggiore del Mediterraneo, la Sicilia, che si trova proprio al centro del Mediterraneo, sia se lo consideriamo da un punto di vista della latitudine che della longitudine. Quindi ponti, ma non parleremo solo di ponti, parleremo anche di ponti. Ma anche di porti, di aeroporti, di ferrovie, di strade e di reti informatiche. Quella delle infrastrutture ci interessa come questione che interseca politica, economia, questione sociale, questione meridionale e geopolitica. Le infrastrutture intersecano tutti questi ambiti e vanno considerati assieme. E lo facciamo. Quindi parlando di infrastrutture di Mediterraneo, con il professor Marco Canesi, docente di urbanistica al Politecnico di Milano, autore del saggio Il Mezzogiorno e i suoi porti, saggio del 2019, La chiave di una nuova prospettiva di sviluppo, e con Marcello Panzarella, che ha insegnato composizione architettonica e urbana all'Università di Palermo, e che nel 2022 ha pubblicato un saggio che si intitola Moving to the Future, Globalizzazioni e Infrastrutture, Visioni da Sud. Buongiorno a voi, bentrovati. Allora, cerchiamo di inquadrare un po' la questione delle infrastrutture. Abbiamo detto l'Italia al centro del Mediterraneo, però, come ci insegnano gli analisti geopolitici, il Mediterraneo è anche un'area che collega due oceani, cioè l'Oceano Pacifico e l'Oceano Indiano. Quindi collega anche l'Asia con le Americhe e ovviamente l'Europa e anche l'Africa. Quindi dobbiamo considerare il discorso che faremo oggi nel contesto, nei contesti in cui ci troviamo. E i contesti vanno da un livello globale, che quindi vede una tensione e un conflitto latente tra le potenze principali, in particolare latente con la Cina, patente con la Russia. Poi, questo causa anche un accorciamento delle catene del valore, fenomeni di politiche di reshoring, friendshoring, e anche la flessione del commercio internazionale. Inoltre, un'altra dinamica che è, come dire, intrinseca alla biosfera, in qualche modo, è che il riscaldamento globale sta causando il scioglimento dei ghiacci artici e quindi l'apertura di nuove rotte commerciali nell'Artico, che minacciano sostanzialmente di marginalizzare il Mediterraneo, che aveva invece recentemente, con il particolare del raddoppio del canale di Suez, riacquisito una sua centralità strategica. A livello regionale, evidentemente, c'è la crisi in Medio Oriente. Dopo l'attacco del 7 ottobre in Israele, la reazione israeliana e la controreazione degli Houthi in Yemen, che hanno messo a repentaglio il transito del naviglio nel Mar Rosso e quindi anche a Suez, si osserva poi nella regione mediterranea una costante, permanente instabilità nel Nord Africa e nel resto dell'Africa, naturalmente anche. Ci sono problemi nei Balcani. I Balcani sono sempre una regione instabile, e in particolare con la guerra d'Ucraina ci sono sommovimenti abbastanza preoccupanti. A livello europeo, noi osserviamo la crisi del modello tedesco, del sistema tedesco, con la disconnessione tra la Germania e i suoi mercati di approvvigionamento energetico e di sbocco. È una crisi che la Germania non aveva visto da molti decenni. In più, la guerra d'Ucraina, che ho già citato, sposta il baricentro strategico dell'Europa
verso il Baltico e i paesi dell'Europa nord-orientale. A casa nostra il problema è una pluridecennale stagnazione dell'economia, è una crisi nera del Meridione, si sta spopolando. Ricordiamo che il Meridione d'Italia in 20 anni ha perso più di 1 milione di abitanti. Da un punto di vista demografico, l'Italia è in crisi, ma questa crisi è molto asimmetrica, nel senso che il Sud la patisce molto di più. E quindi, considerando questo contesto, considerando che l'Italia è un'economia che dipende vitalmente dal mare, in quanto fondamentalmente movimenta le sue esportazioni per i 9 decimi sul mare, in particolare per i mercati non europei, ma una consistente quota anche per i mercati europei. Quindi, considerando tutto questo, la domanda che ci facciamo oggi è se e come le infrastrutture possono avere un ruolo nel rilancio del paese e in particolare del sud e diciamo, nella competizione strategica che si gioca oggi sul Mediterraneo, che ricordo anche è un mare che viene progressivamente territorializzato, cioè ci sono pretese da parte di numerosi attori di delimitare zone di proprio interesse esclusivo. Quindi, non mi dilungo oltre, vorrei chiedere a entrambi perché il Mediterraneo è importante, cioè qual è il ruolo delle infrastrutture in Italia per la posizione che l'Italia ha nel Mediterraneo. Io inizierei con il professor Canesi e poi passerei la parola al professor Panzarella. Prego. Ma rispetto a questa questione che sta ponendo, il dibattito italiano sorvola ed è molto grave, perché ritengo ormai da anni che una prospettiva per l'Italia di una possibilità di avere uno sviluppo autonomo incidente a livello mondiale possa passare da una politica strutturale e non del mercato, cioè che abbandonando il paradigma neoliberistico, dove la politica industriale la si fa a una severa condizione, cioè trattare tutti i settori orizzontalmente, intervenendo semmai con degli incentivi monetari, purché non si vada ad alterare la libera concorrenza. In realtà, se si vuole effettivamente orientare lo sviluppo del paese, dovremmo scegliere alcuni settori scelti con oculatezza, cioè tenendo conto delle peculiari risorse del paese e puntare su quelli. Ritengo che siano fondamentalmente due. Uno è la meccanica strumentale, che ci renderebbe fornitori a livello internazionale di tutti gli impianti industriali del mondo, soprattutto nella meccanica strumentale personalizzata, dove già siamo abbastanza leader, ma accontentandoci di sole piccole nicchie di mercato, e lì ci sono dei leader bravi, ma il sottodimensionamento generale che caratterizza le piccole e medie imprese impedisce di esprimere le vere potenzialità di questo settore. L'altro invece è proprio i trasporti, proprio per le ragioni che lei ha appena già detto. E il Sud in questo quadro può essere strategico. Perché? Perché dalle mie quantificazioni risulterebbe che tre porti hanno dei requisiti speciali che non hanno i porti del Nord Europa, dove oggi il grosso dei container gravitano. E sono Taranto, Gioia Tauro e aggiungerei anche Crotone, anche se è ancora lo stato potenziale, nel senso che sarebbe da costruire un nuovo porto e poi avere un retroporto che richiede una bonifica di tutta un'area industriale antica, quella della chimica inorganica. Perché questi tre porti
potrebbero essere traenti di un nuovo sviluppo del sud del paese e quindi anche di un suo ruolo nel scacchiere internazionale, partendo dal Mediterraneo. Questi tre porti non solo sono più vantaggiosi rispetto a quelli del nord Europa, come noto, per il tempo, perché tenendo conto anche delle fermate intermedie, più o meno possiamo dire che dall'estremo oriente a questi tre porti ci si impiega poco più di 20 giorni, e invece andando al nord circa 30 giorni. C'è sempre una differenza, sono mediamente di 6, 7, 8 giorni di differenza. Ma anche e soprattutto i costi, e questo non mi sembra che sia stato messo in evidenza, o comunque in giusta evidenza dal dibattito. Ci sono delle ragioni che permetterebbero di stimare un vantaggio di circa il 35% sui costi, cioè i costi in meno. Ci sono tre ragioni per abbassarli. In questi ultimi, come sappiamo, 15-20 anni c'è stato un progressivo sviluppo del container e una corsa accelerata al gigantismo. Questo ha comportato e sta comportando ovviamente più difficoltà a partire da quei porti dell'estremo oriente con navi a pieno carico. E se queste navi fanno scalo terminale per entrare in Europa nei porti del sud potrebbero avere il vantaggio di contare su tre mercati, mentre arrivando nel nord Europa, cioè nei porti del nord Europa, avrebbero grosso modo solo i mercati del centro Europa. I tre mercati invece su cui possiamo contare con i porti del sud sono non solo il centro Europa, ma anche ovviamente il Nord Africa, il Medio Oriente e soprattutto tutta la costa orientale americana, passando da Civilterra, con anche il vantaggio che a quel punto si potrebbe catturare una parte del traffico, che è il grosso, che arriva sulla costa americana passando dall'Oceano Pacifico o con la ferrovia Los Angeles-New York oppure attraverso lo stretto di Panama. Questo vantaggio l'ho calcolato intorno al 15%, cioè le navi avrebbero più. Ci sarebbe una maggior probabilità che navi più grandi arrivino ai porti del sud che al nord, tenendo conto delle maggiori economie di scala che realizzerebbero. C'è poi una seconda ragione, che direi molto evidente, è la lunghezza del percorso, che sono circa, se ricordo bene, 18.000 km contro i 22.000-23.000 km. E la terza ragione, ancora più rilevante, è che ormai dovendo fare servizi rimici sistematici all'interno mediamente dei 7 giorni, la flotta necessaria per arrivare a un porto come per esempio Taranto, rispetto a un altro, per esempio Amburgo, si differenzia, cioè per Taranto occorrerebbero un convoglio di 3 navi in corsa sull'acqua, mentre l'Amburgo ne richiederebbe 4 almeno. E questo sarebbe un altro 20% di risparmio. Quindi in totale arriveremo circa un 50% di risparmio. Però dobbiamo sottrarre i maggiori costi che si avrebbero partendo dal sud rispetto a partire dal nord per quanto riguarda il percorso ferroviario. Quindi, partendo ad esempio da Taranto per arrivare in centro Europa, prendendo come riferimento indicativamente Francoforte e Norimberga,
avremmo 1500 chilometri, mentre venendo dai porti del nord ne avremmo circa 500. E quindi, tenendo conto che il trasporto su ferro è molto più costoso del trasporto su acqua, una stima porterebbe ad avere alla fine un vantaggio del 35%. Quindi su questa base, se ci fosse una politica trasportistica ed economica avvertita, si potrebbe effettivamente trasformare questi tre porti nel principale nodo di smistamento di tutto il traffico che si sposta dall'Estremo Oriente all'Europa, in particolare soprattutto nel centro dell'Europa. E questo nodo significherebbe avere attività legate al trasporto e soprattutto alla logistica. Questa è un'economia, potrebbe diventare un'economia esterna formidabile per avviare finalmente quel processo di industrializzazione nel sud che non siamo mai riusciti ad avere. Faccio alcuni esempi veloci per non portare via il tempo anche a Panzarella. Potrebbero esserci sicuramente nuove attività, quelle che fanno produzioni che potrebbero approfittare di più di una vicinanza portuale. Penso alla meccanica pesante, tutti gli impianti di base, acciaio, petrolio, impianti che vengono usati dall'industria di base, soprattutto nei paesi emergenti. Oppure le stesse gru, grandi, piccole, medie, e poi la stessa cantieristica che oggi abbiamo, ma soprattutto forte nella crocieristica, ma non nelle merci. E all'interno di questa occorrerebbe avere una particolare attenzione al cabotaggio, che oggi in Italia non esiste ed è un delitto perché abbiamo lunghe coste adriatiche e tirreniche e potremmo, non dico diventare come l'Olanda, ma che ha il 50% del traffico rispetto alla gomma su acqua, e quindi potremmo insomma non, almeno tentare di avvicinarsi all'Olanda, ed è un trasporto che è molto meno costoso rispetto ovviamente all'auto, ai camion e anche alla stessa ferrovia. C'è una condizione però, che questo processo di industrializzazione pretende accessibilità. E quindi dovremmo fare i conti con l'alta cosiddetta velocità. Adesso però dovete dirmi voi i ritmi, magari mi fermo qua per poi dopo parlare di questa seconda questione, se siete d'accordo. Va benissimo, grazie. Sì, io vorrei in realtà sollecitare il professor Panzarella in qualità di progettista, in qualità di architetto. In base a quello che ci ha appena detto il professore Canesi, lui ci ha parlato di retroporti, di rivoluzione del container, di necessità della presenza di servizi, di ferrovie e di strade e di porti. Io vorrei chiedere a lei, perché almeno questa è la mia impressione, quando si parla di infrastrutture, spesso penso a una in particolare che lei ha capito quale. Per esempio, penso al ponte sullo stretto di Messina. Si fa un discorso di tipo ideologico, fondamentalmente, almeno nel dibattito pubblico. E invece, le infrastrutture sono dei manufatti, sono degli oggetti. Sono fatti di materia, esistono nello spazio, hanno una forma. Io vorrei chiedere a lei, considerando tutti gli aspetti che ci ha detto il professor Canesi, ripeto, funzioni, necessità di servizi, eccetera, come si pianifica, ma come si progetta soprattutto un'infrastruttura? Allora, grazie della domanda. Buongiorno al professor Canesi, ho ascoltato con molta attenzione, diciamo, trovandomi d'accordo con quasi tutto, questo quasi non è una critica,
poi spiego cosa significa. E grazie per questa domanda. Io faccio la premessa che ha già fatto poco fa Giorgio Lo Conte, che io sono un invasore di campo, sono un progettista di architettura. Ho fatto anche qualche piano regolatore, ma insomma non mi ritengo un pianificatore. Non mi ritengo un programmatore, men che meno un ingegnere trasportista. Il mio interesse è quello di progettista. Dunque, devo rispondere a delle domande. Molto spesso, però, dato che bisogna anche avere una capacità analitica, le domande me le creo io, perché seguono delle analisi. E dato che in Italia, come diceva il professor Calesi, tutta questa materia è abbastanza lontana dalle menti di chi regge la cosa pubblica, diciamo, faccio un'azione personale di supplenza e di, diciamo, sollecitazione di riflessione a quelli che hanno l'avventura di ascoltarmi. Dunque, parlo da progettista. Il progettista fa delle analisi che sono, diciamo, congruenti, importanti, necessari, indispensabili per il suo lavoro, ma ha anche una quota sua personale di proposte, di ipotesi da sviluppare che sviluppa. Allora, un'infrastruttura si fa quando serve, quando c'è necessità. Bisogna capire però su che cosa si è d'accordo nel definire una necessità. Anche su questo in Italia c'è un po' di problemi, perché vedete, io sono un meridionalista, diciamo, non dell'ultima ora, ma ci sono arrivato pian piano a considerarmi un meridionalista. Le necessità, in questo caso per me, sono quelle del Mezzogiorno. Ha già accennato un po' il professor Calesi, la sottoutilizzazione. Chiamiamola così da un punto di vista economico, ma insomma, poi si tratta di società, si tratta di persone del sud, sottoutilizzato. E io credo che ci sia una necessità di recuperare una capacità del sud di essere produttivo, di contribuire in maniera molto più significativa di quanto non sia adesso all'economia nazionale. Questo significa anche però per chi produce e per chi abita i territori di cui parliamo, significa anche una qualità della vita diversa. C'è una possibilità di vivere bene perché il clima e i luoghi sono favorevoli, ma il resto manca. E io penso che le infrastrutture, non lo penso io, è un dato di fatto, le infrastrutture sono sempre una premessa indispensabile per lo sviluppo economico e quindi per il lavoro, per il benessere sociale e individuale, e le infrastrutture sono necessarie a questo. Allora, la necessità, qual è la necessità che mi preme di più? Perché io sono di parte, nel senso che non posso svincolarmi diciamo, dal contesto in cui mi è capitato di vivere e di ragionare. Le necessità sono quelle che l'Italia abbia questo secondo motore. Per fino adesso ha una sola locomotiva, l'idea è stata quella che la locomotiva settentrionale, che ha una lunga storia industriale, traini il resto del paese, un po' di centro, ma soprattutto il sud, e lasci gocciolare dei quanti, diciamo, di residui, di semi, di sviluppo, che dovrebbero attecchire chissà come al sud. Perché dico chissà come? Perché il sud non ha le infrastrutture e non ha una tradizione industriale, non ha una competenza industriale che non si creano da un momento all'altro. E qui quello che diceva il professor Canesi è importante, non si può lasciare tutto alla libera iniziativa, ci vuole una mente che programmi, ci vuole una capacità strategica di individuare ciò che serve allo scopo su cui ci si è accordati, se ci si è accordati,
agire di conseguenza. Dunque, il sistema delle questioni è molto complesso, tutto si tiene con tutto. Allora, accennava Giorgio Lo Conte al ponte sullo stretto di Messina, perché è quello che dicevi. E io credo che la mancanza di questa infrastruttura, che è complessa dal punto di vista tecnico da realizzare, ma non impossibile. Ho seguito con una certa attenzione negli ultimi anni tutto il dibattito tecnico, conosciuto di persona anche qualcuno dei progettisti, e mi sono convinto che tutta la questione che si dibatte in Italia è in gran parte ideologica, come diceva Giorgio Lo Conte prima. Ma diciamo, do per scontato che la cosa si possa fare. Non è scontato in Italia che la cosa si debba fare, perché non è scontato in Italia che il Sud debba avere un ruolo economico diciamo, nel complesso dell'economia nazionale. Dunque, questa è la necessità su cui accordarsi, che il Sud torni dopo 160 anni a essere produttivo, perché lo è stato, anche se in misura minima rispetto a altre realtà europee, ma un secolo e mezzo fa, più o meno, il Sud era produttivo, anche se soltanto in alcuni distretti dell'intorno, soprattutto di Napoli, anche un po' in Calabria. La necessità è quella. E dunque si risponde alla necessità con le infrastrutture che concorrono a risolvere i problemi che la necessità, diciamo, espone. Io mi sono, e qui c'è il quasi che dicevo poco fa rispetto a quello che ha detto il professor Calesi, io comprendo perfettamente e sono perfettamente d'accordo con lui sulla opportunità di puntare su alcuni porti meridionali, quello di Gioia Tauro, che come volume di traffico non ha nulla da invidiare al porto di Genova, spesso lo ha superato, ma è la qualità il tipo di traffico che c'è che non serve al territorio, e anche con Taranto e Crotone, tranquillo. Capisco che non abbia citato il porto di Auguste, lo capisco perfettamente, e ritengo che non averlo citato dipenda dal fatto che appunto l'accessibilità di quel porto è fortissimamente menomata, direi quasi azzerata, cioè col suo rilievo, dalla mancanza delle infrastrutture, il ponte prima di tutti e anche la ferrovia. Si stanno facendo, diciamo, dei lavori. Il porto di Augusta è stato sul porto di Augusta sono stati trasferiti è stato trasferito il traffico container dal porto di Catania. Si sta lavorando alla realizzazione di un bypass che accorcia la distanza per raggiungere Augusta da Messina, e purtroppo si è inventato un unico binario, non si capisce perché, come diciamo tra virgolette, non si è capito mai bene perché, ma in realtà lo si sa, il porto di Gioia Tauro non è stato collegato adeguatamente con la ferrovia, cosa che avrebbe consentito di farlo diventare un porto di sdoganamento e non semplicemente un porto di transshipment, di trasbordo delle merci da una nave maggiore a una nave che ha, diciamo, dei tragitti locali. Questo mi sento di dire, diciamo, per rispondere a questa domanda. Ma la questione che pone poi la necessità di rispondere con delle infrastrutture è la irrisolta, più che secolare, questione meridionale, cui accennava Giorgio Lo Conte, e che sembra scomparsa dall'agenda politica della nostra Repubblica dal tempo in cui si decise di chiudere la Cassa per il Mezzogiorno, che pure nella sua fase iniziale aveva prodotto dei risultati
incoraggianti, non dico importanti, ma dico incoraggianti. Questo è quello che mi sento di dire per rispondere alla domanda di Giorgio Lo Conte. Grazie. Allora, questione meridionale, abbiamo appena accennato al professor Panzarella, volontà politica. Ci diceva all'inizio del suo intervento, un'infrastruttura si fa quando serve. Poi l'ha fatta semplice all'inizio, poi ci ha detto qual era il trucco. Serve se è percepita come tale, definitiva, se si inserisce all'interno dei processi politici e della volontà politica di servire gli interessi a cui servirebbe l'infrastruttura. Rimaniamo sulla questione del sud, quindi. Voi avete accennato ad alcune infrastrutture portuali che vengono servite poi dai retroterra, quindi dalle ferrovie e dalle aree retroportuali. Io vorrei scendere un attimo di più nel dettaglio. Voi avete parlato di transshipment, avete citato i container e altre parole chiave. Vi chiederei cosa serve effettivamente ai porti del sud e in generale al sud? Analiticamente, che cosa serve da un punto di vista infrastrutturale? Io ricordo, per esempio, nella mia isola, io sono siciliano, negli anni 50 la rete ferroviaria della mia isola era maggiore di oggi, cioè c'erano più chilometri di ferrovia rispetto ad oggi. L'alta velocità al sud non c'è, si corre su binario unico in amplissime parti della rete del sud. I porti sono tendenzialmente piccoli, salvo appunto per esempio il porto di Augusta o i porti citati prima, che sono anche di grandissime dimensioni. Le strade, ecco, diciamo, lo stato delle reti viarie è abbastanza insufficiente, usiamo un eufemismo. Ecco, quindi che cosa in concreto si può fare, sempre tenendo in considerazione il contesto che abbiamo detto all'inizio e la funzione rinnovata che il Sud potrebbe avere, considerando in particolare, è stato citato prima, l'aggancio del sistema produttivo del Nord Italia alle catene del valore tedesco. Ora, questo sistema in crisi, fondamentalmente la Germania in recessione. Il Mediterraneo è sempre più in tensione, ci sono potenze che operano in contrasto. Ricordiamo che il contesto mediterraneo è molto complesso, ci sono più di una ventina di soggetti sovrani, territori controllati, come per esempio Gibilterra, da potenze extra-mediterranee. C'è l'installazione dei russi, la penetrazione cinese, i turchi, la nuova. Rinnovato, ecco, afflato imperiale dei turchi. Ecco, l'Italia meridionale, in questo contesto di tensione e di beh, diciamo di anche di sfaldamento interno, cosa dovrebbe fare? Cioè, perché si ha l'impressione che il Sud Italia sia un'appendice sostanzialmente di un sistema invece agganciato al continente? Ha un senso il meridione, considerandolo tale, appunto, considerando l'Italia una potenza mitteleuropea? Oppure, appunto, il Sud dovrebbe avere un ruolo marittimo in qualche modo? E come si fa? Cioè, quali sono le infrastrutture specificamente da realizzare o da reintegrare per ottenere questo tipo di risultato? Lo chiedo al professore Canesi. È una bella domanda. Quanto tempo abbiamo a disposizione? Premessa. Come? No, i tempi non ci sono limiti. Il sud, per la sua posizione, per i porti, potrebbe avere un ruolo importante nel crescente conflitto interimperialistico, ovvero nel quadro geopolitico. Ho detto che potrebbe l'Italia avere un suo autonomo
sviluppo, incidente internazionalmente, non solo ponendosi l'obiettivo di una progressiva deglobalizzazione, sganciamento insomma dalla globalizzazione, ma anche tenendo conto dell'insegnamento di Samir Amin, tenendo conto dell'insegnamento di Samir Amin, della questione territoriale, perché se abbiamo una politica economico-industriale che faccia gli interessi del paese, occorre sorreggerla con una massa critica sul piano politico. E questo lo potrebbe ottenere ponendosi protagonista nel Mediterraneo e costruendo nuove relazioni con i paesi nordafricani e medio orientali, in modo tale che non ci sia più il dilemma stare con l'Europa o non stare con l'Europa, perché dentro questo processo è probabile che la stessa Nord Europa possa trovare convenienza ad avere sbocco nel Mediterraneo, e se non vede questa loro opportunità, ci sta benissimo il conflitto. Non credo che si faccia l'Europa solo con l'unità, ma su una chiarezza di obiettivi strategici. E andando a costruire massa critica nel Mediterraneo, noi potremmo perlomeno avere questa chiarezza. Questo cosa vorrebbe dire? Vorrebbe dire costruire un'area che potrebbe avere connotati socialisti, anziché dare per scontato che il conflitto interimperialistico in atto abbia soltanto due possibilità di soluzione: o la vittoria dei paesi occidentali comandati dagli Stati Uniti e quindi con un monocentrismo, oppure la vittoria dei paesi orientali con un nuovo ordine mondiale di carattere policentrico, ma sia nell'un caso che nell'altro saremo sempre in una logica capitalistica. Allora ci sarebbe questa terza possibilità. Quando ho detto che ci può essere un decollo industriale, ho detto che potrebbero esserci nuove attività proprio legate organicamente ai porti, ma anche la possibilità di rilanciare la piccola e media impresa esistente, che ha sempre sofferto di scarsa accessibilità, di filiere frammentate, ma che con un'ottima scelta che si dovrebbe fare per quanto riguarda l'alta velocità, fra virgolette, poi spiegherò dopo la ragione. Si potrebbe riorganizzare gerarchicamente tutto il trasporto interno e quindi garantire quelle condizioni per il decollo. Ora, questo decollo delle piccole e medie imprese non è soltanto una questione economicistica di efficienza, ma riguarda anche il cambiamento dei rapporti di produzione, perché questa piccola e media impresa è parte, seppur minoritaria, della piccola e media impresa italiana. E questa, come anche in altre situazioni internazionali, ma soprattutto l'Italia, per la sua storia, è un soggetto, a partire dai distretti industriali, che ha fatto una scelta radicalmente diversa dalla scelta delle multinazionali, cioè ha privilegiato il valore, tendenzialmente, il valore d'uso sul valore di scambio. I distretti industriali hanno scelto la prossimità e il contatto continuo con i clienti, mentre invece, come sappiamo, le multinazionali, scegliendo il potere, il controllo dei mercati mondiali, messi per salvaguardare il loro profitto, che era messo in discussione con la crisi degli anni 70, ha preferito organizzarsi su catene lunghe, e quindi, anche se volessero imitare i distretti, non lo possono, perché il faccia a faccia non ce l'avranno mai. I loro rapporti sono sempre mediati dalla tecnologia, dalla telematica e dall'informatica.
Questo li porta a fare un prodotto predefinito, che va benissimo per il business, ma non per soddisfare le specifiche esigenze dei clienti. Questa qui è quindi la distinzione. La tecnologia, dell'automazione flessibile è andata in loro aiuto, ma è andata anche in aiuto della piccola e media impresa. Il problema però di questa piccola e media impresa che fa questa offerta dominata dal valore d'uso sul valore di scambio, non riesce però a esprimere tutte le sue potenzialità e imporre un nuovo modo di sviluppo rispetto a quello della globalizzazione per il sottodimensionamento. E questa quindi è la questione da affrontare, che neanche Beccattini, che diciamo è il caposcuola rispetto al distretto industriale, la sua interpretazione più corretta, si è posto perché dava per scontato che questi piccoli motorini dovessero essere accompagnati da un'oculata politica economica, ma non si poneva il problema del salto di qualità. E se c'è il salto di qualità, noi potremmo avere, se la sparo grossa, un nuovo soggetto politico, una nuova classe lavoratrice intermodale. Qui riprendo il discorso di La Grassa. La Grassa, fine anni 90, insieme a Preve, posero una questione enorme che però è stata sottaciuta fino adesso. La Grassa, che forse è uno dei migliori studiosi di Marx, io direi anzi il migliore, ha messo in evidenza che Marx intendeva per classe lavoratrice non quella intesa del marxismo storico, il proletariato, che è iniziato con Engels, Kautsky e poi lo stesso Lenin e via dicendo, ma era un corpo di produttori associati costituito dai più alti dirigenti fino all'ultimo manovale. E quindi aveva questo corpo di prodotti associati, dei produttori associati, ovvero classe lavoratrice, incorporata la potenza mentale della produzione, cioè era in grado di essere egemone in quanto capace di orientare la produzione usando i mezzi di produzione posseduti dai capitalisti. Ora, questa è una questione, io la trovo una questione enorme. Penso di non spararla troppo grossa dicendo che quel tipo di classe lavoratrice potremmo ritrovarcela reinterpretando il pensiero di Marx e ponendo al posto dei manager che avevano determinato il limite della classe lavoratrice riducendola al solo proletariato, potremmo sostituire con questi piccoli e medi produttori le loro maestranze e tutti coloro che direttamente e indirettamente hanno a che fare con queste piccole e medie imprese, vale a dire la popolazione dei distretti. Qui rubo qualcosa a Beccattini, che diceva che poteva essere considerato un distretto una coralità produttiva, un coro dove cantano alcuni, altri no, però poi subentrano a loro volta integrandosi. E così potremmo, in termini marxisti, dire che questa coralità produttiva potrebbe essere il nuovo corpo dei produttori associati. Ci sono tre ragioni che danno fondamento. Uno è storico, che con la crisi degli anni 70 c'è stata la saturazione dei prodotti standardizzati, di beni di consumo standardizzati. E secondo me questa è la ragione strutturale determinante o comunque prevalente di quella crisi e del cambiamento del modo di produzione da fordista a globalista o neoliberista. Ci sono state nel processo di sviluppo delle forze produttive dei cambiamenti, possiamo dire, che hanno determinato quella saturazione e creato nuove istanze con una popolazione sempre più potenzialmente attenta ad avere prodotti appropriati, prodotti non più solo o soprattutto indotti da bisogni fisico-biologici, ma culturali, quindi con una grande capacità di rinnovo e di creazione su questo piano. E le piccole e medie imprese si sono infilati dentro, dignità virtù, dentro a questa nuova prospettiva.
Seconda ragione, storica, non solo storica, direi addirittura ontologica, è che il piccolo medio produttore non può pestare sul mercato e sopravvivere, non può far altro che un buon prodotto. Un lavoro fatto bene, direbbe Hegel. E quindi, pur possedendo i mezzi di produzione, non possiamo farlo rientrare tranquillamente nella classe dei capitalisti. Anzi, si troverebbe anche in conflitto perché si deve sempre accontentare di quel che le multinazionali le lasciano sul mercato, positivo e negativo. La terza ragione è strutturale. Il loro sotto. Non vedo più niente. Siamo in collegamento? Pronto? Non vi vedo più? Mi sentite? Mi sentite? Sì, siamo rientrati. C'è una questione strutturale. Per avere un prodotto appropriato, personalizzato, si incorre in una cruciale contraddizione. Devi essere piccolo e autonomo per captare i desideri del cliente. O che desideri, le esigenze anche magari non scoperte dallo stesso cliente, e dall'altra parte devi avere delle economie di scala che sono incompatibili con la piccola e media dimensione. Quindi non è soltanto una questione di individualismo che ha portato al sottodimensionamento, la litigiosità dei piccoli e medi imprenditori, a parte il fatto che è stata abbondantemente, canagliascamente coltivata da, a volte dagli stessi leader che invece comunque hanno dei loro mercati sempre di nicchia a livello internazionale. Ma è proprio risolvere questa contraddizione e questa secondo me è abbastanza facilmente risolvibile a parole, poi realizzarlo è difficile, ma come mi disse Prodi, tentar non nuoce, anche se mi guardava con un po' di tenerezza. E mettere insieme 3, 4, 5 imprese complementari per produzione e queste imprese potrebbero mettere in comune quelle funzioni aziendali che non, da sole non riescono a darsi perché troppo costose e che sono quelle che determinano il sottodimensionamento. Faccio alcuni esempi. La banale filiale commerciale all'estero, piuttosto che un più attento capacità di ricerca tecnologica, quella applicata ovviamente, oppure l'engineering, se c'è da fare una, parlo della meccanica strumentale che poi è il settore più importante in questo ambito, delle linee di produzione complete, oppure la condivisione della sede dove si incontrano i clienti, si mettono con loro appunto i progetti e il loro sviluppo. Sono tutte funzioni che potrebbe mettere insieme. E quindi ci sarebbe un salto di qualità con la capacità, io ritengo, di sfidare le multinazionali sul loro terreno e vedere se effettivamente l'ipotesi di una domanda potenziale enorme non soddisfatta, quella di un prodotto più attento ai valori d'uso, d'uso che ai valori di scambio è vera. Ci sarebbe quindi addirittura un ribaltamento di ruoli tra piccole e medie imprese e grandi imprese, dove le grandi imprese diventerebbero di sostegno alla piccola e media impresa. Ovviamente non ne faccio un discorso ideologico tra prodotto personalizzato e predefinito, ma laddove effettivamente c'è l'esigenza di un prodotto personalizzato, non deve succedere come sta succedendo oggi, che il sottodimensionamento di molte piccole e medie imprese porta le multinazionali a sottrarre loro mercati che dovrebbero essere loro facendo business e quindi addirittura scoraggiando questa ricerca della domanda appropriata potenziale. Detto questo, adesso qui i tempi magari sono limitati e mi sto prendendo troppo di quel che mi spetterebbe. Potrei essere più, procedere più rapidamente parlando della seconda cruciale contraddizione, quella legata
al trasporto, perché se l'organizzazione, la nuova organizzazione aziendale è questa delle aggregazioni che ho detto per piccoli gruppi, questa nuova organizzazione aziendale richiede anche una nuova organizzazione territoriale, perché queste aziende operano entro relazioni non solo iterative, frequenti, ma anche dialettiche, faccia a faccia. E quindi hanno bisogno di avere un territorio che mette insieme, coniughi l'esigenza della vicinanza, ma al tempo stesso di operare su una vasta estensione territoriale per essere sicuri che le filiere produttive siano, non dico complete, ma tendenzialmente complete almeno per le fasi di produzione, quelle più importanti per i settori di cui abbiamo parlato, cioè quelli che si ritengano più congruenti alle risorse nazionali. E questo modo, è il modo per risolvere questa seconda contraddizione cruciale è per il Sud una ferrovia veloce tra Napoli e Reggio Calabria, per poi proseguire per Messina e Palermo. Ora qui l'accessibilità non è, per quanto detto, un'accessibilità qualsiasi, ma specifica, quella che ci permette di creare un bacino non solo autopropulsivo, ecco perché deve essere abbastanza esteso, e dall'altra parte però anche autocentrato, cioè all'interno del quale si possa avere il cosiddetto pendolare giornaliero. Allora, cosa ha fatto il governo? Un imbroglio, ma un imbroglio da criminali. Innanzitutto confonde le idee terminologicamente, cioè chiama alta velocità quello che sta facendo e in realtà non ha nulla dell'alta velocità, perché l'alta velocità è fatta da treni leggeri solo per le persone sui 400-500 km all'ora. Le distanze sono da almeno tra due grandi città lontane. Grosse per avere l'economia di scala e per sfruttare la velocità stessa. Quindi sarebbe assurdo in un territorio come italiano, strutturato policentricamente, fare quella scelta. Quella che si voleva fare inizialmente ai tempi quando si è cominciato a parlare dell'alta velocità, fine anni 90, primi anni 2000, dove Agnelli aveva confidenza con la Francia, mi sembra di ricordare che spingesse per quella soluzione, ma poi fine anni 90, non ricordo per quale, in quale occasione, forse in occasione di un disastro ferroviario, il Ministero dei Trasporti di allora decise di cambiare filosofia. Qui non vedo più niente, mi sentite? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Mi sentite? Mi sentite? Ecco, e poi invece passò quest'altra tecnologia, quella dell'alta capacità, che è diversa dall'alta velocità, e che è più indicata ai nostri territori, soprattutto nel caso di costruire il bacino autocentrato nel sud, perché è un buon compromesso per avere tutto ciò che occorre, sia un treno passeggeri veloce da 300 km all'ora, sia un servizio regionale per i pendolari da 160 km all'ora, sia il treno merci da 160 km all'ora, che è un bilanciamento tra 300 km e 160, che non ci permette di non avere poi, avendo velocità diverse, velocità eccessivamente diverse e intasare la rete. E questo compromesso però richiede due vincoli. Uno per i treni più veloci, quelli delle persone, i 5.000 di raggio, di curvatura, e per le pendenze, quello che comanda il treno merci, e quindi pendenze minori dell'alta velocità, teoricamente. E mi sembra,
che sia ragionevole non superare lo 0,7% o il 7 per mille, come si suol dire in ferrovia. Oltre si può arrivare magari all'1%, ma poi cominciano ad esserci dei problemi, dovendo avere due locomotori e poi dopo l'1,2, l'1,5 ci si impianta e man mano che si cresce la pendenza cresce ancora di più le difficoltà di vincere, scavalcare la legge di Newton. Bene, le ferrovie italiane hanno scelto né l'alta velocità né l'alta capacità, ma di fatto, come dicono loro, la velocità di rete, perché il collegamento tra Napoli e Reggio Calabria ci richiederebbe 3 ore con una velocità commerciale da 150 km all'ora. E quindi mi sembra che ci sono dei pezzi nuovi, ma poi altri saranno degli aggiustamenti, insomma, niente di rivoluzionario. Altro che pendolare giornaliero. Ma c'è anche un altro aspetto ancora più grave, direi, che il tracciato è stato fatto senza avere l'obiettivo di costruire sviluppo industriale, bacino autoproporsivo, autocentrato, perché è tutto sulla costa. A un certo punto c'è stato un ravvedimento. Io fui convocato al Ministero dei Trasporti da Margiotta, la ragione non è di potere, è straordinaria. Un gruppo di studenti si trovava giù nel sud per ragioni didattiche di un mio collega. Hanno avuto contatto con alcuni consigli comunali, fra cui anche quello di Cosenza, di Potenza, e avevano un po' esposto a loro maniera l'ipotesi. E Margiotta, essendo di Potenza e trovandosi in quei giorni a Potenza, fu talmente incuriosito che fece in modo di farli arrivare a casa sua dopo cena e sentire un po' l'ipotesi. E quindi mi convocò. E si dimostrò molto attento e condivideva la proposta. In realtà l'ha snaturata, perché poi è risultato che con l'annuncio di Draghi, che ebbe lui stesso il libro inviatomi e lui stesso mi rispose personalmente con una lettera al Dipartimento, ringraziandomi delle informazioni ma non della proposta, buon manager. E la variante era quella di andare fino a Praia Mare, grande polo industriale, e poi da Praia Mare, sciaguratamente bucare il Pollino, andare a Tarsia, alla testa della valle del Crati, e toccare effettivamente Potenza, per poi rimbalzare sul Tirreno, cosa che a quel punto lì sembrava anche talmente distorta che non aveva senso, oppure senso parziale. Pare che adesso Salvini, grande trasportista, abbia fatto rientrare questa ipotesi a livello ministeriale e il tracciato ritorni a essere lungo il Tirreno. Quindi al servizio, adesso dico una battuta, delle discoteche delle località turistiche. E questo è il risultato del progetto governativo. Invece la soluzione migliore sarebbe quella di passare dalle città più importanti che sono interne alla Basilicata e alla Calabria. E Potenza è irrinunciabile perché è un quadrivio. Puoi andare a Taranto, puoi andare tramite Melfi a Foggia, ma soprattutto poi direttamente a Reggio Calabria, seccando la Val d'Agri, che è la più, diciamo, sottosviluppata, sottopassandola, ma servendo alcune città, e arrivare sparati a Potenza e anche la piccola Sila. Lì ci sono insediamenti molto interessanti, storici, dei Bruzi, e poi a quel punto arrivare a Catanzaro, e anche se con una curva un po' difficile da risolvere ingegneristicamente, ma noi l'abbiamo risolta, ritornare sul Tirreno per servire Gioia Tauro e arrivare a Reggio Calabria. Ma attenzione, a questo punto noi avremmo una linea baricentrica tra le due coste e proprio perché baricentrica basterebbe più completare o perfezionare i due ismi, quello tra
Lamezia Terme e Crotone, seccando almeno ferroviariamente Catanzaro, e l'altro completamento ismico, quello tra Belvedere e Sibari, perché Sibari già arriva dalle parti di Tarsia. E a questo punto tutta la popolazione della costa adriatica, tirrenica, scusate, e tutta la popolazione della costa ionica potrebbero accedere a questa linea portante di alta capacità nei punti di Tarsia e di Catanzaro e immettersi e prendere il treno di alta velocità. Oppure, se non ha problemi di lunghe distanze, ed è la cosa più importante, il servizio ferroviario regionale. E quindi, facendo a occhio dei conti, potrebbero i comuni più distanti rispetto a Tarsia o rispetto a Catanzaro in 45 minuti arrivarci. E quindi poi gli avrebbe un'ora, tra mezz'ora e un'ora e mezza, a seconda della posizione di partenza, per giungere ai due estremi, Reggio Calabria e Napoli. E ad avere quindi una rete ferroviaria in grado di garantire il famoso pendolare giornaliero integrato da una maglia viaria che sarà sempre più reinterpretata in funzione d'apporto alle stazioni del servizio ferroviario regionale. Il ponte sullo stretto, al di là che mi diceva Perotti, che aveva partecipato a degli studi, è stato anche precursore insieme a dei professori di Napoli a un prototipo di ponte di Archimede dietro Shanghai, che ha partecipato al progetto Saipem, che ha preso proprio questa ipotesi che sto dicendo e l'ha realizzata concretamente dal punto di vista ingegneristico. Il ponte di Archimede potrebbe permettere di seccare Reggio Calabria, o meglio la sua frazione Catona e Messina, perché se vogliamo essere conseguenti a quanto detto, la scelta del posizionamento del ponte va fatto non avulsa dall'ipotesi macrourbanistica. Se dobbiamo servire tutte le città più importanti, dobbiamo servire anche Messina e Reggio Calabria. È anche l'unico modo per rendere nel breve medio termine dalla realizzazione dell'opera rendere conveniente l'intervento, perché abbiamo una massa critica di popolazione rilevante, di circa, mi pare, 500.000 abitanti. Allora, io la interromperei qui perché intanto la ringrazio, perché Eh vorrei. sì, ho detto, c'era del tempo necessario, scusatemi. Prego, no, ha toccato tantissimi punti e ha dato un po' il senso di quello che anticipavo io all'inizio, cioè della intersezione di numerosi ambiti che ricadono sulla questione delle infrastrutture. Rimarrei un attimo in Sicilia e vorrei sollecitare il professore Panzarella. Abbiamo parlato adesso di ponte, qualsiasi sia il modello di ponte, ponte sottomarino, passaggio sotterraneo, sottomarino, ponte sospeso. In linea di massima, la questione è puramente tecnica, ci può anche interessare poco. Però vorrei chiedergli, partendo da questo collegamento che consentirebbe quindi la continuità sostanzialmente territoriale, quindi di collegamento con la Sicilia. Però la peculiarità della Sicilia è anche quella, come dicevo all'inizio, di centralità assoluta, almeno geografica, nella regione mediterranea, testimoniata anche dall'installazione di militari di intelligence statunitensi, che non a caso sono di importanza globale, come il MUOS, per esempio. La Sicilia però ha una forma particolare, la conosciamo, è un triangolo, una trinacria, e che quindi possiamo, se vogliamo, intenderla come una sintesi un po' della funzione del Sud Italia in quanto terra che propende verso ovest, quindi verso Gibilterra, verso il Mediterraneo orientale, verso l'Africa e verso l'Italia e quindi l'Europa. Quindi vorrei chiedere al professor Panzarella, la Sicilia, a parte il ponte, come la pensiamo? Con che infrastrutture pensiamo in Sicilia? Allora, noi
Io direi non a parte il ponte, nel senso che se riusciranno a farlo, il ponte, io credo che quello che sarà fatto, se sarà fatto, sarà quello che è stato progettato e che, diciamo, fa parte, sta dentro una procedura in questo momento di una serie di approvazioni. Si sono fatte diverse ipotesi in passato, ma diciamo sul campo c'è questa ormai e quindi con questa dobbiamo ragionare. Io spero che lo facciano. E non è una speranza ideologica al contrario di quelli che non sono d'accordo. È nelle cose per fare in modo che questo paese sappia finalmente che cosa farsene di questa terra di quasi, ormai quasi, 5 milioni di abitanti, che sono la metà degli abitanti della Lombardia. Fino adesso è parso che della Sicilia si sia fatto un serbatoio di manodopera da trasferire negli impianti industriali del nord. È stato molto più semplice trasferire la forza lavoro anziché investire al sud. Al sud non c'è una tradizione di produzione industriale, non ci sono le competenze, lo dicevo prima, non so se non ci sono le risorse, ma se ci sono le risorse, come penso che ci siano, non hanno questo interesse a produrre industrialmente. Io credo che in Sicilia si possa produrre industrialmente. Ci sono certe facilitazioni, come dire, orografiche, benché limitate. La piana di Catania è una grande risorsa. Però aggiungo che sono interessato alla realizzazione del ponte, non soltanto per rimettere in un circolo di comunicazione e di accessibilità 5 milioni di abitanti che, secondo dei calcoli fatti, spendono ogni anno 6 miliardi e mezzo per l'aereo. Ma c'è una ragione più importante, io credo, o altrettanto importante, che è quella che il ponte avvicina l'Italia e l'Europa all'Africa. È un avvicinamento di qualche centinaio di chilometri, ma è significativo. Io credo che di fronte alle difficoltà che per ragioni differenti, ma concomitanti, hanno messo in discussione, non voglio dire in crisi, ma in discussione il concetto di globalizzazione nel modo che cui abbiamo visto ha funzionato negli ultimi decenni, da una parte la pandemia, dall'altra parte le guerre nell'Est Europa, Ucraina, ma anche nel Medio Oriente, che non è una novità, quello del Medio Oriente, e i sommovimenti che ci sono in Africa, di vario genere, differenti tra di loro. Io credo che tutto questo debba essere messo in una considerazione in cui tutto si tiene con tutto. L'Africa è importante per il Sud Italia, è importante per l'Italia, è importante per questa Europa che ancora non si sa bene cosa sia. È importante perché costituisce quella porzione di estero più vicino che in qualche modo, se considerata con attenzione, mette al riparo dalle crisi, dalle difficoltà che va incontrando di vario ordine la globalizzazione. È la porta di casa dell'Europa ed è, volenti o nolenti, il luogo del mondo con cui l'Europa avrà a che fare di più nei prossimi decenni. Non dico che si risolverà la crisi
Ucraina, che sarà meno importante il rapporto con l'est, ma sarà sempre più importante il rapporto con il sud dell'Europa e l'Africa. Allora, avvicinarsi all'Africa significa, attraverso il ponte, significa predisporre delle infrastrutture all'interno della Sicilia e sulle coste, e su una particolare costa della Sicilia, che è quella che guarda l'Africa. E non solo bisogna guardare all'Africa infrastrutturando la Sicilia per rendersi più vicini all'Africa, per essere attraversati. Io ricordo che essere attraversati è una delle maniere di essere centrali. L'ambulante marocchino che vende le sue piccole sculture di legno non si mette a vendere sul suo tappetino in un posto di periferia, si mette nella parte centrale delle città. Essere attraversati significa poter approfittare dell'attraversamento. Allora bisogna essere attraversati e bisogna essere attraversati in direzione dell'Africa, in andata e in ritorno. Quindi questo significa avere quantomeno due porti affacciati tra di loro, uno sulla costa africana e uno sulla costa italiana della Sicilia. Perché bisogna, credo, inventarsi un piano B, che è quello che dicevo, che faccia fronte, avere una ruota di scorta importante, che faccia fronte alla difficoltà della globalizzazione est-ovest, Estremo Oriente, Europa, che abbiamo visto fino adesso, messa in crisi dai fatti che ho citato prima, ma che si riprenderà comunque in un modo o nell'altro. Però avere un piano B significa avere la ruota di scorta, significa poter giocare su più tavoli. È sempre importante non avere una sola opzione di rapporto con l'Estremo Oriente. Anche perché questo Estremo Oriente, il rapporto con il continente emergente, quello del futuro che è l'Africa, se l'è cominciato a coltivare fin dai tempi di Mao Zedong. Dunque, l'Europa dovrebbe coltivare un rapporto di attenzione nei confronti dell'Africa, sapendo che l'Africa è oggetto di queste altre attenzioni, delle quali alcune sono evidenti, altre sono meno visibili, ma ci sono comunque. Quelle più evidenti sono le attenzioni e le realizzazioni cinesi, che sono soprattutto infrastrutturali, ma dopo la pandemia, in realtà anche un po' prima, la Cina ha cominciato ad abbandonare un po' il suo coinvolgimento nella realizzazione di infrastrutture, che se guardiamo la mappa, sono la mappa dell'Africa, collochiamo le infrastrutture realizzate dalla Cina, sono espressione di una voglio dire, usare una parola di moda, di una postura di rapina, perché si tratta di tratti che vanno dalle coste, dove ci sono i porti, fino ai luoghi in cui ci sono i materiali da cavare, le miniere. Non c'è un progetto organico in cui la infrastruttura serva ai territori per svilupparsi, non esiste. Allora c'è questo spazio per l'Europa. Se vogliamo credere a questa invenzione del piano Mattei, che ancora bene non si sa che cosa sia, c'è questa possibilità di riempirlo di un significato anche infrastrutturale, che non è citato se non in termini molto vaghi, in cui infrastruttura può significare tutto e niente. Io penso che sia importante inventare, con attenzione, con analisi preliminari, inventare una maniera infrastrutturale dei trasporti per strutturare, vertebrare l'Africa a noi più vicina, di modo che ci sia un reciproco vantaggio nell'essere attraversati, nell'essere attraversato il sud Italia da flussi di traffico di merci, di idee e di uomini,
e essere attraversata l'Africa al suo interno, connettersi al suo interno, mettere a frutto le proprie potenzialità anche internamente. C'è il grosso problema del Sahara, ma è grosso relativamente. Abbiamo visto che quando ci sono le sfide poi possono portare a dei risultati inattesi. La Cina è bravissima a costruire ferrovie nei deserti, nei suoi deserti lo ha fatto, sono un po' diversi da quelli dell'Africa. Ma voglio ricordare che nel 1940, anzi, anche prima, addirittura prima di Pearl Harbor, la Germania nazista aveva progettato una ferrovia transahariana che andava dall'Algeria fino a Dakar. E è una scoperta che ho fatto consultando gli archivi della rivista Life, e non ho trovato poi altre testimonianze, ma credo che se ci perdessi un po' di tempo troverei addirittura la mappa della ferrovia transafricana disegnata dai nazisti che l'avrebbero utilizzata nella Francia, nei possedimenti coloniali della Francia di Vichy, che in pratica ormai erano possedimenti tedeschi, l'avrebbero utilizzata per fare il cosiddetto Grosser Sprung, il gran salto, per la conquista del Sud America. Perché quello lì è il posto più vicino al Sud America che ci sia nel vecchio mondo. Ed era una ferrovia che attraversava la costa montuosa dell'Africa del Nord, attraversava con tecnologie diverse, di cui ci sono anche le illustrazioni, il deserto sabbioso. E perveniva al corso del Niger, corso superiore del Niger, attraverso le valli, poi penetrando di nuovo attraverso le montagne, per pervenire a Dakar. Il loro programma era quello di completare la ferrovia entro il 1947. Fortunatamente non ci sono arrivati, ma ne fecero 100 chilometri, dalla costa algerina fino a Colombe-Char. Allora, questo precedente mi ha dato il destro di immaginare che ci sia la possibilità di una infrastrutturazione ferroviaria africana non fatta per segmenti, ma fatta per lunghi itinerari che colleghino non solo le città della costa del Golfo di Guinea, che sono in piena espansione demografica, e hanno anche delle suscettibilità di sviluppo economico, che sono evidenti, già evidenti, e le coste del Mar Mediterraneo, che sono adattissime all'insediamento umano, fin dai tempi dell'impero romano. Ma c'è anche un'opportunità attraverso l'attraversamento del deserto, ferroviario del deserto, di stabilire ogni X decine di chilometri degli avamposti, che siano allo stesso tempo di manutenzione e di presidio. E la mia idea è quella che, al pari di quello che fu fatto nella pianura padana dagli antichi romani, la Via Emilia, che era, motivata militarmente, ma è poi diventata la spina dorsale portante dell'insediamento umano e fino ad oggi funziona, e tant'è che la Valle Padana è la parte più sviluppata d'Italia, è una delle più sviluppate d'Europa. Ecco, l'idea è che la sfida tecnologica e la sfida dell'insediamento di ambienti estremi porta sempre dei frutti, così come la ricerca spaziale. Ci sono delle ricadute. Quindi insediarsi nel deserto può significare anche un progetto di rinverdimento del deserto che si sta tentando in altro modo anche in Africa, un grande muro verde, e di cui gli israeliani sono i possessori di tecnologie avanzatissime che hanno applicato nel loro deserto, in quello del Negev. Ma questo significherebbe anche dare un significato a questo piano B, un significato andando per meridiani,
di collegare da, esagero, Capo Nord fino a Città del Capo, due continenti che in realtà l'Europa non è un continente, è un pezzettino di Asia, però culturalmente, storicamente ha una sua identità forte, col continente del futuro, che è l'Africa, il continente del vecchio mondo, che è l'Europa, e il continente del futuro, che è l'Africa. Se non altro dal punto di vista demografico, lo è già, deve esserlo anche dal punto di vista del suo sviluppo, deve essere dal punto di vista anche della sua qualità della vita. Allora, sono dei deve essere, sono degli imperativi etici, ma non si dovrebbe mai ragionare per scissione tra etica, economia e antropologia. Dovrebbero essere, diciamo, delle discipline, degli ambiti di pensiero tra di loro legati da un obiettivo comune. Ora uso una parola che è quella dell'ideale, che nella politica è usata, ma spesso in maniera distorta. Io penso che sia bene ed opportuno, perché si tratterebbe di un'azione in cui si vince tutti e non si vince solo qualcuno, che vinca solo qualcuno. Dunque, questo è per me, questo che ho appena finito di dire, è il progetto, il modo in cui ho guardato progettualmente a una realtà complicata, basandomi su dati che esistono, sull'osservazione del reale, imperfetta, se vogliamo, incompleta, come diciamo, è di chi ragiona anche invadendo campi altrui. Ma questo è il progetto, l'idea è questa, quella di unire il vecchio mondo, il nuovo mondo, il mondo nuovissimo dell'Africa, in una solidarietà reciproca. Grazie mille. Allora, io andrei alle conclusioni, a meno che non vogliate aggiungere qualche cosa. Allora, dico, Posso prego, aggiungere prego. qualcosa? Dico che mi Certamente. trovo molto d'accordo con l'ipotesi che il professor Panzarella ha esposto e che rincarerei la dose, non un piano B, ma lo terrei come obiettivo finale. Tutto ciò che ho detto non è in contraddizione, ma sta dentro a un processo di sviluppo che dovrebbe creare, sfruttando il traffico est-ovest, quindi uno zoccolo duro nel sud, poter fare questo salto di qualità verso l'Africa e il Medio Oriente. E secondo me l'Europa non è a priori l'unità che la determina, che non vuol dire niente, ma una politica di sviluppo che abbia la cortezza di capire che, insomma, l'unica via per avere una prospettiva appagante è sfondare verso l'Africa e il Medio Oriente. Il porto di Augusta potrebbe rientrare in quanto detto, ma le priorità per innescare il processo converrebbe farlo dai porti che ho detto, tenendo conto che quel che si guadagna su acqua come chilometraggio arrivando da Augusta, lo si però perderebbe risalendo verso la penisola su ferro, e ferro costa di più. In ogni caso, ha integrazione in prospettiva e ha un suo ruolo specifico nella relazione che diceva giustamente il professor Panzarella, cioè rispetto a rapporti diretti con il Nord Africa e il Medio Oriente. Vorrei aggiungere un'altra cosa se il mio microfono è aperto. Sì. Capita a volte di ascoltare delle obiezioni per quanto riguarda l'uso dei porti del sud Italia. Sì, è vero, sono più
vicini alle rotte che attraversano il Mediterraneo, rotte imponenti per traffico. Il Mediterraneo è l'1% della superficie delle acque degli oceani mondiali, ma lì ci passa, a seconda di come si calcola, dal 12 al 20%, qualcuno esagera, va oltre, dei traffici mondiali. E quindi sì, è vero, catturare quote di quei traffici è importante, però poi c'è il problema appunto che diceva il professor Canesi, che si perde del tempo a fare il trasbordo e poi a fare il tragitto con la ferrovia che costa e che porta meno di una nave. Dunque, perché lasciare le merci a Gioia Tauro o a Taranto o ad Augusta quando, anche se ci si sta un po' di più, ce ne porta tanta nei posti che sono Genova e Trieste, Venezia, offshore, eccetera. E quindi si è più vicini al cuore produttivo, no? Dell'Italia e anche si è più vicini al Nord Europa, c'è più contendibilità dei mercati della parte meridionale del Nord Europa, c'è più contendibilità, è vero. Però c'è un'obiezione. Tutto questo sta dentro una ideologia di cui chi fa l'obiezione spesso e volentieri non si rende conto, che il cuore produttivo deve essere dove è stato fino adesso, che dunque le merci debbono arrivare per forza a Genova e a Trieste, perché è lì che servono. Questa è ideologia. Se si sconfigge questa ideologia e si pensa che le merci arrivano, ma anche partono, in posti in cui pian piano, con attenzione, con cura, con progetto, con programmazione, con competenze, si inventa e si realizza una capacità produttiva del sud, allora si capisce che c'è anche una convenienza di trasformare il sud nel secondo motore dell'Italia, che zoppica perché va avanti solo con un motore e non può un paese come l'Italia, di ormai quasi 60 milioni di abitanti, produrre sul 30% del territorio nazionale e tutto il resto produce di meno o quasi niente, non è possibile. L'esempio della Germania ci fa capire come nel giro di pochi decenni una parte che era all'est della Germania, con investimenti molto più imponenti di quello che è stato l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno, di quello che è anche l'uso destinato al sud dei fondi del PNRR, con investimenti molto più imponenti, si è recuperata all'unità e alla produzione, si è modernizzata, si è recuperata a una unione, la Germania dell'Est e la Germania dell'Ovest, con tutti i problemi che sappiamo che ci sono, i neonazisti vincono nella Germania dell'Est, che evidentemente ha dei problemi. Però voglio dire, c'è la necessità. Questo punto sì, ideologica, di sconfiggere un'ideologia per abbracciarne un'altra più equa, che è quella che il sud si sviluppi senza avventurismi, con competenza, guidato. C'è una necessità di centralità, di centralismo in questo caso. Non sono tanto convinto che l'invenzione del professor, del ministro Fitto, di unificare la ZES in un'unica ZES sia un centralismo positivo, perché sarebbe positivo questa intenzione di accentrare il governo dell'investimento di vantaggio fiscale nel sud, se però fosse fatto in maniera oculata e non a pioggia su tutto il territorio del sud, che non serve a niente in questo caso. Quindi quando parlo di programma, quando parlo di competenza con cui si fanno
scelte, ma soprattutto di chiarezza delle idee, del dove si vuole raggiungere. Allora sì, ben venga un certo centralismo, ben venga un processo guidato, ma ci devono essere chiari gli obiettivi e ci devono essere le competenze per fare questo. Mi pare che c'è un po' di confusione in questo momento. Ma il Sud abbia i suoi porti e abbia la sua alta capacità ferroviaria per poter importare, trasportare al nord, ma anche, io direi, come prospettiva da praticare, da porsi come obiettivo, quello di utilizzare queste infrastrutture, porti e ferrovie, per una propria produzione industriale. Sarà l'industria 4.0, 5.0, benissimo, meglio ancora. Ma questo deve essere un obiettivo, deve essere una necessità sentita però. Aggiungerei che è talmente ideologica la cosa che anche senza questa coraggiosa prospettiva di sviluppo delle relazioni con l'Africa e il Medio Oriente, già adesso i tre porti, Crotone, Gioia Tauro e Taranto, hanno la possibilità di garantire minori costi che Genova e Trieste, perché loro avrebbero il transhipment e le relazioni con il Nord Africa e il Medio Oriente, mentre Genova e Trieste, soprattutto se Trieste, questa possibilità non ce l'hanno, quindi gli verrebbe meno uno dei vantaggi che dicevo. Non solo, ma sarebbe conveniente per la stessa Genova e Trieste lasciare quel ruolo ai porti del Sud, per non andare a intasare superfici, soprattutto per Genova, che sono molto limitate, lasciandole alle attività manifatturiere, tenendosi come bacino d'utenza quello più vicino, mentre quello più lontano, con treni bloccati, quelli potrebbero venire da sud. E quindi da tutti i punti di vista direi che questa visione nordista è sbagliata. Grazie. Allora, andiamo un attimo alle conclusioni. Io vi ringrazio molto. Quello che posso dire in conclusione è questo. Il professor Panzarella parlava di ideologia, adesso il professor Canesi la riprendeva. È anche un cambiamento culturale più ampio, non solo ideologico, ma proprio culturale profondo di questo paese, perché ci portiamo dall'unità, una certa allergia per il mare, per il sud. Quindi ci vuole un cambiamento culturale nella visione che abbiamo del Mar Mediterraneo, non solo quindi una visione di terrore e di difesa da aggressori esterni, che siano gente che migra o potenze ulteriori. Sul meridione dovremmo cercare di superare, provare a superare un po' il modo in cui il nostro paese e noi stessi abbiamo, noi stessi, anche cittadini del sud, mi riferisco a me, al professor Panzarella, visto la nostra parte d'Italia. Quindi il meridione come secondo motore e come collegamento con il resto del mondo. Abbiamo detto anche, il professor Canesi ci parlava di nuovi modelli di sviluppo, nuovi modelli economici, sfida alle multinazionali. Un punto che è un po' problematico, purtroppo, non abbiamo il tempo per discuterlo, ma c'è, è il modello di società, il modello economico del nostro paese, perché tutto quello che ci siamo detti richiede grandi investimenti pubblici. Invece noi abbiamo osservato negli ultimi decenni, con l'austerità e in generale con l'implementazione di politiche di tipo neoliberale, esattamente il contrario. Il Sud in particolare ha avuto un crollo degli investimenti dai primi anni 2000 in poi. Quindi, in definitiva, un nuovo modello di società, è una nuova visione del mondo. E in questo senso il progetto e la pianificazione, come è stato detto poco fa, sono fondamentali. Io vorrei ricordare a chi ci ascolta i due saggi che ho menzionato all'inizio della nostra chiacchierata, del professore Canesi. Il Mezzogiorno e i suoi porti,
la chiave di una nuova prospettiva di sviluppo, e del professore Panzarella, Moving to the Future, Globalizzazione, Infrastrutture e Visioni da Sud, dei quali consiglio caldamente la lettura. Io vi ringrazio ancora, saluto voi e saluto chi ci ascolta e ci vediamo alla prossima. Grazie. Buona giornata.